domani mattina. Virtualmente, o mente virtuale, o persona virtuale che mente, virtuale come assente, etereo, apparente, evanescente, ma virtuale anche come essere dotato di virtù, modello di riferimento, virtuoso più che virtuale. Questo è il punto. Quale punto, direte voi, quello che termina una frase e chiude un periodo, o quello che concentra la nostra attenzione su un preciso argomento? Fare il punto della situazione, virtualmente o virtuosamente. Le parole hanno questo potere su di me, giocano con i miei arbitrari punti di vista, svista, diventano equivoche, fuorvianti, ambigue, duttili. Per questo quando cerco di raccontare una storia, preferisco le immagini, preferisco i suoni, preferisco i rumori. Potenzialmente sono linguaggi più virtuosi che virtuali. Gli esseri virtuali possono mentire, perché la loro è una realtà apparente, potenziale, che nega qualsiasi identità o permette qualsiasi identità. Sono maschere, maschere indossate per sentirsi qualcuno, maschere indossate per difendersi dagli altri, maschere indossate per difendersi da se stessi, maschere indossate per nascondere sentimenti. Maschere che filtrano ricordi, maschere che annullano il tempo, maschere che negano qualsiasi odore e sapore. Sono maschere. Maschere indossate solo per poter respirare. Thank you.
persone virtuali sono onnivore, come i maiali, si nutrono di tutto, perché amano ingrassare il proprio ego, usando qualsiasi mezzo consentito, soprattutto le immagini. Le immagini non tradiscono mai, si fissano nella memoria con uno sguardo, si plasmano dentro di noi con la fantasia. La prima che ricordo è quella di mia madre china sul mio viso, mentre mettevo il mio primo vaccino. L'ultima è quella che saprò vedere tra le rughe della vita, negli occhi chiari degli artisti, negli occhi scuri dei poeti, in chi dipinge ancora il suo essere dentro e fuori da se stesso, in modo virtuale, in modo virtuoso. Siamo fatti della stessa sostanza dei soldi, siamo tutti esseri virtuali e virtuosi, possiamo dialogare con le parole, possiamo dialogare con le immagini, possiamo dialogare con i suoni, il virtuale ci assorbe con i suoi infiniti colori, i linguaggi ci coinvolgono con le loro infinite melodie, l'amore si nutre delle stesse parole dell'odio, questo è il fascino della vita, questo è il mistero della nostra esistenza, questo è l'unico motivo che rende virtuoso un essere virtuale. Thank you.
continuare per ore a giocare con le parole, a dipingere immagini, a colorare i miei punti di vista, ma ho solo mezz'ora, virtualmente e virtuosamente. Ed io sono solo uno sguardo in questo momento, sono un battito del cuore nel soffio del tempo. Sono solo un essere mortale, virtuale e virtuoso come tutti voi.